Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Stai scherzando? Devo risponderti? Ovviamente scelgo Lionel Messi. Non c'è altro da aggiungere. Quando c'è un giocatore così in campo, con questo rendimento, con questa capacità, con la sua media gol, un giocatore immenso. Impossibile non citarlo. Oggi cercherà sicuramente di dare spettacolo. Lancio lungo del portiere. Messi. Griezmann. Gnabry. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Il loro giro di palla è sublime, a volte sembra quasi che stiano prendendo in giro gli avversari. Beh, in un certo senso il loro possesso è una sorta di sfida. Invitami. Lui su, la toglie dalla porta! È stato splendido l'intervento del portiere. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Si fa trovare pronto, allontana il pallone. Riesce ad intercettare. Calcio di punizione per lo Sport Recife. Gnabry. Ecco Luis Suarez. Alza la palla in profondità verso un compagno. Rakitic. Può andare alla conclusione. Colpisce! E c'è il gol del Barcellona. Prima rete per il Barcellona. Rakitic è stato molto bravo. I passaggi ben calibrati come questo possono perforare la difesa. Certo, chi lo riceve si deve muovere al momento giusto. Nulla da fare del portiere. Un gol bellissimo. Ci vuole un talento straordinario. Un gol bellissimo, attirato da casa sua praticamente. Il portiere è stato disturbato dai suoi stessi difensori. Forse non ha visto partire il pallone. Si riparte, di nuovo in parità. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. Passaggio. Luis Suarez salva la sua porta. Una parata eccezionale. Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano, forse nemmeno i suoi compagni. Sicuri in fase di palleggio.
Piquet. Rakitic. Si gioca, si combatte, può ancora succedere di tutto. Luis Suarez si fa vedere per ricevere. Jordi Alba. Griezmann ci mette il fisico e conquista il pallone. Grande movimento nello spazio. Può tentare la conclusione. Attenzione alla respinta. E c'è il gol del Barcellona. Una grande partita oggi. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. E passano in vantaggio. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Rakitic. Ottimo il fraseggio. Luis Suarez prova la conclusione. Piqué con l'intercetto. Lenglet. Jordi Alba. Palla di nuovo verso il centro. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Lungo passaggio in avanti. Rakitic. Mostrano un buon controllo del gioco. L'avversario ha avuto la meglio. Il Barcellona al calcio di punizione. Messi. È un grande riflesso qui. E palla che scivola via oltre la linea. Sarà rimessa dal fondo. Vinicius Junior. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Messi, oggi è andato a segno. Jordi Alba cerca lo spunto. Arriva il cross di Griezmann. Non è finita. Rakitic si esprime in un buon intervento. Qui bisogna... È stato un bel primo tempo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico, nonostante il gol che separa le due squadre. Non mi sorprenderebbe se il secondo tempo dovesse regalarci altri due o tre colpi di scena. Partiti! Siamo già nella seconda frazione di gioco. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Decidono di giocarla all'indietro. Piqué, c'è la palla lunga, in avanti. Sergi Roberto. Messi, ha spazio per affondare. Salta, grande questa parata! Sergi Roberto. Sergi Roberto, con il traversone. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. Messi sceglie tocco corto. Cross in arrivo. Allontana il pericolo. Roberto. Passaggio filtrante per Luis Suarez. Attenzione, il pallone spinge! Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Aveva fatto tutto molto bene, tiro compreso. È stato davvero sfortunato a prendere il palo.
Vague. È davvero una bella serie di passaggi questa. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Opta per il lancio lungo. Luis Suarez ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Piqué mostrano un buon controllo del gioco. Messi, ecco Luis Suarez, la gioca sulla destra, la gioca in aria. Da lì può segnare, decide di sfruttare la fascia. Elegante, non può sbagliare, preferisce il retro. Racket, bella parata! È un'altra occasione che vola via. Hanno avuto diverse occasioni da gol, ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. C'è il e c'è il palo! C'è il retropassaggio. La mette sulla sinistra. Jordi Alba. Rakitic. Può colpire. Il portiere dice di no. Gnabry. Lotta, ma perde l'equilibrio. Il portiere si oppone. E questa è un'altra grandissima parata. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Sceglie di battere conto. Jordi Alba. Pallone lungo in verticale. Tocco morbido. Rakitic. Rakitic ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Il pallone sulla sinistra, ora cosa succederà? Grande slalom! Lo Sport Recife ha fatto bene in questa occasione, deve continuare così. Sta a loro dare il massimo in questa fase avanzando il più possibile. Assolutamente. Rakitic. Jordi Alba. Griezmann. Ecco il cross. Allontana la minaccia. Ecco un altro cross. Sbroglia la situazione. Rakitic. Messi. Rakitic. Azione fallosa, nessun dubbio. E il gioco sta diventando un po' troppo maschio. L'arbitro dovrebbe prendere in mano la situazione con più polso adesso. Messi. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Si libera la grande. Tenta la conclusione. Prodezza assoluta. Che gol fantastico! Riescono quindi a pareggiare. Tutto da decidere. Per come era messo con il corpo, sembrava volesse calciare forte in porta. Invece ha sorpreso tutti, compreso il portiere. Hanno ritrovato la parità. Adesso sarà interessante valutare la scelta dell'allenatore. Proverà a vincerla al 90esimo o si preparerà ai tempi supplementari? Partita combattutissima e ancora aperta. Chi segna adesso con tutta probabilità si aggiudica la vittoria. Sì, entrambe le squadre vogliono vincere e sono soprattutto ben disposte in campo. Di solito in queste occasioni è la giocata del fuoriclasse che può decidere il risultato. Rakitic. Vidal. Palla lunga a cercare il reparto offensivo. Messi. Dembélé ferma l'azione in modo falloso.
si ripartirà con un calcio di punizione per gli avversari. La toglie dalla porta. Ha provato il tiro forte, ma non ha trovato lo specchio della porta. Va di testa. Occasione fallita, è stato sfortunato. Calcio d'angolo battuto corto. La cross in mezzo. Riceve. Ecco, è un grande riflesso qui. Grande parata dell'estremo difensore. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. La gioca all'indietro. Può concludere. Tiro davvero da dimenticare. Fischio dell'arbitro, non sono bastati 90 minuti, si va ai tempi supplementari. Le due squadre si sono annullate a vicenda, si può dire che nessuno abbia fatto abbastanza per portarsi a casa la vittoria. Parità dopo i primi 90 minuti, siamo arrivati ai supplementari adesso e qui si sa, contano la testa, il cuore, ma soprattutto le energie fisiche residue. L'arbitro ha di nuovo fatto partire il cronometro. Tentativo di allungare il gioco. Lenglet. Rakitic. Scodella in avanti. Prova con la palla lunga. Palla Dembélé. C'è Messi. Messi! Grande occasione sprecata. Qui le opportunità vanno capitalizzate. È una partita tattica, difficilmente vedremo tante occasioni. Lungo pallone in avanti. Jordi Alba. Lungo passaggio in avanti. Passaggio filtrante per Luis Suarez. Messi! Bella parata! L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Gioca con un pallone lungo. È attento e allontana senza problemi. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Piqué. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Messi tenta l'affondo sulla destra. Bel pallone. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. E l'arbitro dice che può bastare, termina il primo tempo supplementare. A questo punto una giocata o un errore orienterebbero il match in un senso o nell'altro. Eccoci qui, il secondo tempo supplementare, tutto in un quarto d'ora. È il momento decisivo. I telespettatori non si saranno certo annoiati, ma ci attendono ancora 15 minuti di emozioni. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Il portiere la calcia lontano. Lenglet. Prova con la palla lunga. Spazza via prontamente.
Vinicius Junior non riesce a servire il compagno. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Rakitic. Cross verso il centro dell'area. Palla intercettata. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Si infrange sulla barriera. Palla a Dembélé. Dembélé di forza. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Jordi Alba, prova a prolungare. Jordi Alba. Forse l'ultima vera occasione prima del triplice fischio. Grande prova di forza. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Vidal. Messi. Qui marcatura asfissiante. Il Barcellona tenta quello che probabilmente sarà l'ultimo affondo della partita. Rakitic. Bella apertura. Allarga il gioco a destra. Rakitic. Arriva il fischio dell'arbitro, non c'è più tempo. Calci di rigore. Questa è l'occasione che hanno i portieri per diventare protagonisti assoluti della partita. Le gambe tremeranno di stanchezza e di paura. Ma è in questi frangenti che nascono le leggende. Si va ai calci di rigore. Non importa quante volte ti sia capitata una situazione simile, ogni volta è diverso. Conta il cuore, conta la freddezza, conta la forza d'animo dagli 11 metri. 1-0, freddissimo, alle spalle del portiere. L'importante quando si calcia un rigore è avere la convinzione, e lui ce l'ha avuta. Uno a uno, freddissimo qui. Hanno pareggiato, ce l'ha fatta nonostante l'importanza del momento. Si prepara a battere il secondo rigore. La piazzata nell'angolino in basso a sinistra. Palla da una parte, portiere dall'altra. Un'esecuzione perfetta. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo, per il bene della sua squadra. Portiere spiazzato e palla dentro. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si fa avanti. Parato, grande salvataggio del portiere. Grande il portiere, anche se un rigore parato è sempre un rigore sbagliato. Palla da una parte, portiere dall'altra. Rigore calciato con grande sicurezza. Deve averlo provato diverse volte in allenamento. È riuscito a guardare il movimento del portiere prima di tirare. Si fa avanti, sarà il quarto tiratore della sua squadra. Una parata fantastica. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. L'ultimo dei cinque rigoristi si prepara a calciare. Nessun problema per il portiere. Se scegli una soluzione simile, il portiere non si muove, fai proprio una figuraccia. Non deve far entrare questa palla o è finita. E con questo tiro ha deciso la partita. Che delusione tremenda questa. Certo, conta anche...